Ciao a tutti ragazzi da Tales of a Gamer, io sono Chris, benvenuti quest'oggi al nostro unboxing dedicata alla Premium Edition di Tales of Vesperia, la Definitive Edition, che è uscita ufficialmente l'11 gennaio 2019 in multipiattaforma e quindi segnando l'arrivo dei Tales of anche su Nintendo Switch. In verità Tales of Vesperia è stato probabilmente il capitolo più amato della saga, uscito originariamente per noi in Occidente e anche a livello mondiale nel lontano 2008, ovvero quasi 11 anni fa, per Xbox 360. Un anno dopo uscì in una versione definitiva unicamente per il Giappone, nel 2009, per PlayStation 3 e non arrivò mai sul nostro suolo d'Occidente, non arrivò mai in Europa e probabilmente nemmeno in America. Per molto tempo i fans domandarono l'arrivo di questa versione completa che, rispetto all'originale per Xbox 360, contiene nuovi costumi, nuovi DLC e soprattutto un nuovo personaggio giocabile e l'opportunità di avere Flynn Shifo, un personaggio non giocabile nella versione per Xbox 360 ma che arriva a far parte del nostro party all'interno della versione definitiva. Ebbene, dopo tante lamentele, dopo tante richieste, finalmente Bandai Namco si è un po' decisa finalmente a farci avere questa versione definitiva che, come dicevo, è uscita ufficialmente in multipiattaforma. Ecco, in verità Tales of Vesperia, come vi dicevo, è probabilmente il titolo più amato della saga. Noi abbiamo scelto per questione di necessità la versione per PlayStation 4 della Premium Edition, che si presenta ricchissima di contenuti perché purtroppo la versione per Nintendo Switch è andata esaurita in pochissimo tempo, e ora vediamo nello specifico quali sono i contenuti di questa bellissima edizione. La Premium Edition si propone per noi in Europa in maniera più completa rispetto all'edizione americana del titolo, che vantava una propria Special Edition a sé stante, perché oltre ovviamente a contenere il titolo contiene anche tutta una serie di elementi che sono ben compatti all'interno dell'edizione in questione. Prima di tutto abbiamo la nostra Metal Box dedicata a Rapid, uno dei personaggi principali all'interno della saga che ci aiutano in battaglia all'interno del party. Sento che è abbastanza pesante perché probabilmente all'interno avremo i dischi dedicati alla colonna sonora, ed eccola qui, c'è una colonna sonora completa. In verità è molto significativo che ogni singolo disco della colonna sonora abbia sopra di sé la versione stellata, diciamo così, per quanto riguarda i personaggi, ma non dirò niente di più per non fare spoiler all'interno del titolo stesso. È bello far notare come comunque, malgrado il disco sia girato dall'altra parte, ci sia sugli disco numero 3 e il disco numero 4, ovvero sugli altri dischi, i nuovi personaggi che fanno parte di questa Definitive Edition di Tales of Vesperia, nello specifico di Flynn Shifo e Patty Fleur, che è il nuovissimo personaggio che andremo a scoprire all'interno del gioco. Ovviamente la Steelbox anche dietro riporta alcune delle raffigurazioni, delle skit, delle scenette che abbiamo all'interno di Tales of Vesperia dedicate a Rapid, il nostro cagnolino, il nostro compagno all'interno del viaggio. In verità ovviamente il titolo, o meglio la Premium Edition, non si limita unicamente a questi contenuti, perché abbiamo poi tutta la serie delle Kibicha, o perlomeno è la stessa serie che vi ho fatto vedere diversi mesi fa con i portachiavi, questa volta dedicati agli stick dei vari personaggi, e ci sono veramente tutti, ci sono ovviamente anche Patty Fleur e Flynn Shifo che entrano ufficialmente a far parte del cast di personaggi giocabili di Tales of Vesperia. Sono bellissimi, sono molto belli, probabilmente ora, se riesco, riuscirò poi effettivamente ad aprirli, a farvi vedere, perché non vorrei staccarli questi stick e tenerli unicamente da collezione tutti qui riuniti. Un altro pezzo forte che abbiamo è ovviamente il Memorial Artbook, che è stato creato appositamente per il 10° anniversario di Tales of Vesperia. È bello vedere comunque che come immagine principale abbiano scelto la fioritura dell'albero di Alur, che è praticamente una delle prime scene delle fasi iniziali del gioco ed è molto significativa dal punto di vista della storia. All'interno, lo apro anch'io per la prima volta e non vorrei troppo rovinarlo, iniziamo già con la prima pagina che ci dice che è da qui, oh cielo, è da qui che incomincia la nostra storia, da qui incomincia la nostra storia di Tales of Vesperia.
E vediamo, andando avanti, il nostro Memorial Artbook che già incomincia a parlarci dell'introduzione e delle illustrazioni dedicate al 10° anniversario della saga. Ovviamente abbiamo la pagina dedicata per quanto riguarda tutto ciò, oltre che l'introduzione e ovviamente i vari capitoli che ne fanno parte. Vediamo un po' anche di trovare qualche cosa che non sia però prettamente spoiler. Ecco, voglio solo farvi vedere questa che l'ho trovata subito al volo e praticamente mostra tutto il party per quanto riguarda The First Strike. Perché per chi non lo sapesse, Tales of Vesperia è stato anticipato da un lungometraggio intitolato Tales of Vesperia The First Strike, che parla dei 3 mesi di vita, tra virgolette, dei 3 mesi di carriera di Yuri all'interno dei Cavalieri Imperiali e di ciò che lo portarono a lasciare appunto il corpo dei Cavalieri Imperiali di Zafias. In verità The First Strike apporta anche dei personaggi a sé stanti che nella versione definitiva alcuni li ritroveremo con delle side quest dedicate, e senza ombra di dubbio è un film che a parere mio va visto non tanto per capire al meglio Vesperia ma proprio per riuscire ad immergersi ancora meglio all'interno del mondo di gioco. Ovviamente abbiamo anche, qui vi faccio vedere alcune delle ambientazioni che troviamo all'interno del mondo di gioco, che vengono fatte vedere direttamente tutte riepilogate all'interno di una sola pagina dell'artbook. In verità non si basa unicamente sulle ambientazioni, ho appena passato anche tutta una serie di personaggi che non vi farò vedere per evitare degli spoiler all'interno della storia, e senza ombra di dubbio questo Memorial Artbook è veramente molto importante dal punto di vista della storia complessiva di Tales of Vesperia, che in verità non si limita soltanto al gioco e al film, perché c'è anche poi un eventuale manga prequel che però non è contenuto qui dentro. Vediamo un po' qui che cosa c'è. Ovviamente c'è l'opportunità di poterlo aprire, qui dentro ci saranno probabilmente le carte collezionabili di tutti i personaggi. È carino poter vedere che si può aprire con una figure o perlomeno un'illustrazione di Rapide. Proviamo ad aprire, vediamo che cosa è contenuto all'interno, ed ecco qui le nostre spille. Le spille dedicate a Tales of Vesperia, che riporta alcuni dei motivi principali che troveremo all'interno del titolo, ovviamente. E poi abbiamo la serie di carte collezionabili che invece io vorrei aprire per vederle tutte per intero. In verità le carte collezionabili dovrebbero contenere all'interno tutte quelle carte dedicate ai personaggi, ai singoli personaggi. In verità anche il nome di Tales of Vesperia ha un suo significato che non vi dirò all'interno di questo video per non fare troppo spoiler. Però ragazzi, guardate che belle, anche il materiale con la quale sono prodotte, con questa carta plastificata, è veramente meravigliosa. La prima che abbiamo dedicata a Yuri Lowell, protagonista indiscusso sia di The First Strike che di Tales of Vesperia. Abbiamo poi la nostra Estelle all'interno di Tales of Vesperia, che è veramente meravigliosa ed è il secondo personaggio giocabile che troviamo all'interno del titolo. Abbiamo poi il nostro Flynn Shifo, e sto notando solo in questo momento che in controluce è veramente meraviglioso, fa veramente una figura fantastica perché è abbastanza traslucida. Abbiamo poi la nostra Patty Fleur, che è il nuovissimo personaggio giocabile all'interno di Tales of Vesperia ed è legata al mito di Ifrid, che chi ha giocato ai vari Tales of sa bene di che cosa sto parlando. Abbiamo poi il nostro fidato Rapide, che è il cagnolino che appare un po' ora dappertutto all'interno di questa Premium Edition e si fa un po' da portavoce di questo capitolo nel suo ritorno nel 10° anniversario. Abbiamo poi Carol Capel, che è un personaggio molto importante all'interno della saga perché ha una crescita emotiva veramente molto importante all'interno del titolo stesso. Il mio personaggio preferito indiscusso all'interno di Tales of Vesperia, ovvero Rita Mordio, il mago di Aspio, che è veramente praticamente un genio dei Blastia. Abbiamo poi il misterioso Raven, che impareremo a conoscere all'interno del titolo, con una propria storia alle spalle veramente molto molto profonda, che verrà poi anche ampliata da varie side quest che ci troveremo a dover affrontare all'interno del titolo. E abbiamo infine la nostra Judith, la Critia, che sono la razza di gioco, o meglio la razza del popolo che troveremo all'interno del mondo di gioco. La cosiddetta Dragoneer in inglese, perché è l'unica che all'interno del parco
infatti riesce ad utilizzare una lancia. Questi erano tutti i vari contenuti che troveremo, o che perlomeno troverete se l'avete acquistata, della Premium Edition di Tales of Vesperia, la Definitive Edition, che finalmente si propone a noi in Occidente in questa versione arricchita per il 10° anniversario della saga. Come anticipato, il contenuto della Premium Edition che vi abbiamo mostrato in questo momento e che potete vedere qui esposto è probabilmente il più ricco in termini di collector per quanto riguarda Tales of Vesperia, perché la nostra edizione occidentale è sicuramente probabilmente la più bella in termini di contenuti, malgrado questa volta manchi all'interno comunque una figure o una Kibi figure dedicata. Peraltro vorrei anche farvi notare, parlando dell'edizione del cartone stesso, del cartone che, come per le precedenti edizioni speciali per la saga di Tales of, oltre ovviamente a un cartone, un cartonato iniziale dove possiamo vedere l'artwork dedicato al 10° anniversario della saga e dove dietro abbiamo peraltro, oltre che i vari contenuti, anche la descrizione di quello che è il titolo con i due personaggi che vengono aggiunti all'interno di questa edizione del gioco, abbiamo, oltre la sovracopertina, possiamo chiamarla così, la possibilità di avere all'interno anche il box speciale, che è veramente meraviglioso. Non semplicemente perché ripropone inizialmente l'artwork del 10° anniversario di Tales of Vesperia, bensì perché sul retro, come potrete vedere tra poco, abbiamo anche i quattro personaggi portanti all'interno di questa Definitive Edition, ovvero oltre Yuri ed Estelle, che sono i due protagonisti indiscussi di Tales of Vesperia, abbiamo anche Flynn Schifo e Patty Fleur, che come già anticipato entrano a far parte del cast dei personaggi giocabili. Oltre al fatto che su ogni lato, tranne sul fondo, di questa edizione abbiamo ovviamente il titolo per quanto riguarda Tales of Vesperia, la Definitive Edition, nonché questa che è la Premium Edition. Non è tutto per quanto riguarda questa Premium Edition, perché ci terrei anche a farvi vedere il contenuto, o perlomeno quello che è il disco, in questo caso di PlayStation 4, perché ovviamente, vabbè, il retro in verità è quasi simile a quello che è il cartonato, la sovracopertina di questa edizione, ma all'interno tolgo quello che è intanto il codice per poter avere ovviamente i vari premi all'interno del Bandai Namco Store, dal quale peraltro ho ordinato direttamente questa edizione, abbiamo anche il disco. Il disco è meraviglioso, volevo farvelo vedere perché ritrae quelli che sono Flynn e Yuri storicamente all'interno della storia di Tales of Vesperia, due amici e rivali all'interno delle proprie scelte e del proprio senso di giustizia. Quindi è molto rappresentativo il fatto che siano stati mostrati direttamente sul disco per quanto riguarda questa versione per PlayStation 4. Come anticipato, questa edizione, la Premium Edition, era possibile prenotarla sia da Amazon, da GameStop, ma anche soprattutto dal Bandai Namco Store, e peraltro per quanto riguarda sempre Tales of Vesperia, nei prossimi giorni abbiamo in arrivo anche la figure di Rapide, esclusiva sempre del Bandai Namco Store e rappresentante importantissimo per quanto riguarda la storia di Tales of Vesperia. Peraltro, parlando proprio della storia di Tales of Vesperia, perché ora che vi abbiamo fatto vedere tutti i contenuti, molti di voi si staranno domandando che cos'è effettivamente Tales of Vesperia. Il titolo, uscito come vi dicevo originariamente nel 2008, prende piede all'interno del continente di Terca Lumires, ovvero un continente che è permeato da una forza misteriosa chiamata Aer, o Air che dir se ne voglia, che viene canalizzata verso alcuni oggetti misteriosi e magici chiamati Blastia. All'interno dei Blastia, che proteggono quelle che sono le città del mondo di gioco, praticamente capita che uno di questi Blastia, il cosiddetto Aqua Blastia, viene rubato direttamente dai bassi fondi di Zafias. Ed è da lì che parte la nostra avventura, perché da qui impersoneremo Yuri Lowell, inizieremo a conoscere lui e Estelle durante la loro roccambolesca fuga da quella che è Zafias per poter inseguire il ladro dell'Aqua Blastia e intraprendere così un viaggio veramente indimenticabile e mai banale. Tales of Vesperia è stato più volte menzionato all'interno della saga
saga di Tales of, anche nei capitoli successivi, per il successo indiscusso che ha avuto lo stesso Uri Lowell come protagonista, non soltanto per il proprio carisma, ovviamente, che è praticamente inimitabile all'interno di una saga simile, ma anche per le proprie scelte morali che intraprenderà all'interno del titolo stesso, che comunque è molto importante notare, e nonché anche vedere come crescita personale come personaggio. Quella che vedete ora è un po' una carrellata di tutti quelli che sono i contenuti all'interno della Premium Edition. Arrivati a questo punto, io intanto vi anticipo che la Premium Edition, per quanto riguarda la versione per PlayStation 4, era venduta al prezzo di 69,99 euro. Credo che quella per Nintendo Switch, rispetto a quella di PlayStation 4 ed Xbox One, variava di circa 10 euro, quindi a 79,99 euro. Fateci sapere se siete riusciti ad acquistarla, che cosa ne pensate di questa Premium Edition, della mancanza eventualmente di una figure che poteva andare un po' a compensare quello che era non soltanto la presenza di tutti questi contenuti, ma anche una minifigure rappresentativa magari del protagonista o proprio di Estelle o addirittura di Flynn o di Platifleur. Io vi invito come sempre a seguire tutte le nostre trasmissioni, i nostri molteplici unboxing e video recensioni, che peraltro vi ricordo verranno condivisi sia su Tales of a Gamer Group che su Game Edition, ringraziando ovviamente Valerio Sacco, sia eventualmente successivamente su Top Gamer Club, ringraziando ovviamente Facchini Antonio. Vi ricordo anche della presenza di un canale YouTube che ci fa un po' d'archivio storico per quelli che sono questi video degli unboxing dedicati. Vi ringrazio per essere rimasti con voi e buona partita a Tales of Vesperia a tutti. Ciao ragazzi!